Io lo capisco che in questo momento la nostra città attraversi un momento di estrema difficoltà, ma per un attimo ho pensato anche che alcune cose si stessero sistemando. In questo caso, appuntamenti ricchissimi, manifesti pubblicitari giganteschi, gli orchestrali che prima se la mantavano ora suonano finalmente, e poi bruschette in ogni dove. Poi, stanotte, colpo di teatro. Il sovrintendente Saia si è dimesso. E noi non potremmo fare altro di andare dementemente a teatro e capire che devo succedere. Venite con me. Per favore, al teatro Vittorio Emanuele. Che succedeva? Succedivo, si è dimesso il sovrintendente Saia. Ah, è diventata una moda. È diventata una moda, però purtroppo noi ne paghiamo le conseguenze. Il rischio di non fare programmi. E il rischio di non fare tante cose al teatro Vittorio Emanuele, che è un posto dove dovrebbe trovare forza la cultura, l'emozione, la sensibilità. Noi lavoriamo col teatro perché tanta gente va al teatro, cioè, significa che Che è una cosa dovrebbe, è una importante. cosa importante e dovrebbe Lei c'è funzionare. mai andata al teatro? Sono andato per una manifestazione così di ciclistica, ma non per vedere spettacoli, diciamo, di teatro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amico mio. Buongiorno signora. Senta, le posso chiedere un'informazione? Ma per carità, se può. Ma che succedeva al teatro? Dimissioni, cose, che succede? Salga al quarto piano e Ah, per parla. informazioni al quarto piano. Siamo al quarto piano del Vittorio Emanuele. In quella sala si sta svolgendo il consiglio d'amministrazione. All'interno del consiglio di amministrazione ci sono due figure rilevanti come il dottor Puglisi e il dottor Saia. Il dottor Saia è il sovrintendente che sembra abbia presentato le dimissioni e giustamente abbiamo bisogno di capire qual è l'esito di questo consiglio di amministrazione e soprattutto quali sono le motivazioni, perché affinché un sovrintendente decida di dimettersi devono essere per forza serissime le motivazioni. Ma noi restiamo qua. Sovrintendente, è una cosa grave che una persona con il suo ruolo a un certo punto dichiari in qualche modo di volersi dimettere da una carica così importante, impegnativa e prestigiosa, in corso d'opera. Che cosa sarà mai successo? La consapevolezza a un certo punto che i costi che pagavo dal punto di vista umano e professionale per questa attività erano eccessivi e quindi non ho ritenuto più che fosse necessario e indispensabile continuare questa attività. Non c'è un elemento specifico. Io ero venuto qui, come dicevo, da uomo in assoluta libertà, con l'unico interesse di servire un po' questa prestigiosa istituzione cittadina e la mia città, con quella professionalità che potevo portare, che credo che i risultati che si siano raggiunti in breve tempo, non certo solo per merito mio, ma di tutti, del Presidente, del Consiglio d'amministrazione, direzione artistica, del personale, siano stati risultati importanti e fondamentali in vista dello sviluppo di un teatro che era fermo e chiuso, come voi sapete. Una scelta di un uomo libero che diceva: vabbè, a un certo punto, visto che io non ho in questo teatro interessi economici, non ho interessi di bottega, non ho amici, figli, zii, nonni, nipoti, parenti, Vabbè, ma cugini, robe a questo punto vorrebbe dire che più o meno quelli che c'erano stati prima o che verranno dopo, se non hanno un interesse, non ci vengono. Lei non è venuto qui con questo intento, è venuto qui per dare un contributo. ma appunto, dico però, c'è sempre un rapporto personale fra i costi che il contributo implica e i risultati che si ottengono. Quando poi
la bilancia non è più in equilibrio, uno fa le sue conseguenze umane e personali. Un comandante che scende dalla nave mentre siamo in corsa d'opero, noi marinai non ci rimaniamo male, o siamo preoccupati senza comandante? No, ma non c'è, morto un sovrintendente se ne fa un altro, non si stia a preoccupare, non è una persona da sola, non è mai significativa. Però la sua autostima è gigantesca, perché ha preso per sé una cosa che vale per i papi. Ma questo, se l'avesse detto un papa, non lo sapevo, ma va bene. Ci era sembrato di capire che a lei in qualche modo alcuni processi di qualità applicati al Vittorio Emanuele in qualche modo sembra che non abbiano dato dei risultati di efficacia. No, non è vero, qui abbiamo fatto cose belle e importanti, molto significative. Perché dice questo? Tutt'altro. Io ho letto, mi sono informato come se questo processo di cambiamento non fosse stato assimilato bene da tutti. Ah, questo sì, ho detto che ci sono, specie qui all'interno della struttura, delle resistenze incredibili. È chiaro che rispetto alle novità sono anche fisiologiche le resistenze, si figuri. Poi questa è una situazione consolidata da circa 20 anni, con delle abitudini difficili. Qui abbiamo introdotto degli elementi stravolgenti, cioè il fatto che si lavorasse tutto l'anno invece di lavorare solo alcuni mesi l'anno. Ci siamo estesi territorialmente, abbiamo ripreso a fare le produzioni. Già questo implica uno stress, anche un cambiamento di cultura che ha incontrato e incontra resistenze. Ma il suo atto sembra che sia andato un po' in conflitto con una minoranza del Consiglio d'amministrazione. No, io del Consiglio d'amministrazione non c'è assolutamente nessuna situazione di conflitto, anche ora stiamo discutendo con grande attenzione e serenità di problemi seri del teatro, quindi da questo punto di vista no, semmai io posso avere detto che qualche espressione anche esterna di qualche consigliere non era in linea rigorosamente istituzionale col suo ruolo, perché poi i problemi, esiste un solo organo, il Consiglio d'amministrazione, ma i consiglieri non hanno un'autonomia, per il Consiglio d'amministrazione parla il Presidente. Sovrintendente, che le devo dire? Ad maiora. Ad maiora, la ringrazio. Signor Villari, sì? Signor Villari, ma è vero che tu hai visto il tuo servizio? Un signor tenente Saia si è licenziato. Ma signora Mimma, ma quale tenente, signora Mimma? Se ne faremo solo i polizie, sarebbe pure meglio. Quale tenente? Sovraintendente. Tenente. Sovraintendente. Signora Mimma, mi fa dire a mia che sì. Stai facendo mezzo di G? Sovraintendente Saia. Ah. Il sovraintendente del Vittorio Emanuele si è dimesso. Oh. Si licenziavo. Ora si io licenziavo. Dico, troppe prego. Coincidenze, signor Villari. Quale coincidenza? Venerdì io che ci disse da cosa da che mi piaceva il teatro, sì. Che volevo fare l'assessore alla cultura e chi da brisciva all'ossina da Tosacqua ieri mattina. Oh, signora, quale ossina a Tosacqua? Lei si dimentica le cose oppure fa un po' di confusione. Gli ho detto non vendere la pelle dell'orso prima du sacco. No, chi due è? Gatto ne, to sacco. To sacco. E nel frattempo quanto ne male ammazzammo? Due. Vabbè, prova. Signor Villari, ma in questa occasione io vedo qua che il posto è vuoto, per cui c'è la possibilità di introdurmi. Ma signora Mimma, io come le ho detto l'altra volta, o per l'assessorato o per la sovrintendenza, passa da qua il cammino. Ah, da qua passa? Sì, da qua. Da tasto qua. Un mosso. Tasto un mosso. Arranto, arranto. Sì. Ah, va però bene. Sostanzialmente non è che si può arrivare di notte e notte. No, è cioè un cammino che dobbiamo fare. Piano piano. Ora, ecco, piano piano, piano mi piaceva piano, assai. Piano. Ora, signora, invece, io ho pensato anche per lei. Sì, veramente, signor Villa, sì. Io lo so che lei a me mi vuole bene, no come a Chidda. No, vabbè, Chidda, infatti oggi, sta notizia, ci passi che era per lei e non ci vinne. Apposta non ci vinne. Ecco, però io ho una sorpresina per lei. Vai. Adesso abbiamo intervistato il dottore Puglisi, sempre del Vittorio Emanuele, vediamo chi ne dice. Dottore Puglisi, ma allora il teatro chiude? No, non scherziamo. Il teatro... Meno male, già una prima notizia importante, no. Perché stanotte non dummemmo. No, il teatro non chiude assolutamente, ci mancherebbe altro, anzi stiamo già pensando, ora stiamo mandando ai direttori per programmare la prossima stagione, quindi ci mancherebbe altro. A Messina si dimettono in tanti, le cose non vanno bene, a un certo punto arriva una notizia del genere a bomba e ci fa preoccupare.
Intanto in questa città non si dimette nessuno, quindi casomai è il contrario, si mette il nostro sovrintendente, e quindi già è un atto straordinario, perché insomma le dimissioni sono un istituto in Italia molto poco praticato. Evidentemente il sovrintendente non regge più, e lo capisco anche, lo comprendo, una situazione di disagio, perché non stiamoci a nascondere, tutto quello che abbiamo fatto in questi due anni ha sempre subito dall'esterno e anche dall'interno una serie di attacchi, a volte anche strumentali, spropositati, con degli allarmismi che hanno fatto sorgere dei dubbi. Questo teatro ha i conti a posto, i bilanci approvati ed è il teatro pubblico più sano che c'è in Sicilia. Però me la concedo una battuta. Per un ruolo così importante come il sovrintendente Saia, per il ruolo che ricopre, che cosa si aspettava? Di venire nel mondo del Paese delle Meraviglie con Alice? Insomma, è chiaro che trovi delle resistenze, dei bastian contrario, però se ti assumi il ruolo di comandante, a un certo punto è complicato vederti scendere prima di arrivare in porto. Beh, è chiaro che questa comunque per tutti noi è una sconfitta, è inutile negarcelo, perché è chiaro che il sovrintendente aveva posto in essere una serie di atti molto importanti per questo teatro e non si erano mai visti a livello organizzativo, sulla struttura, sull'applicazione del contratto, e le resistenze continuano ad esserci e sono notevoli, soprattutto anche da parte della struttura stessa, è inutile nascondercelo. Indipendentemente dal sovrintendente Saia, quale sarà la strada del Vittorio Emanuele e degli uomini che la compongono? Chiaramente la strada del Vittorio Emanuele sarà dettata fondamentalmente dai conti. Noi dobbiamo partire intanto da quello che abbiamo e da quello che possiamo fare. Tutti sanno che la situazione dei teatri pubblici in Sicilia è abbastanza disastrata. Noi abbiamo un contributo regionale che è pressoché identico a quelli che sono i costi di mantenimento di questa struttura, e quindi è naturale che sulla programmazione dobbiamo inventarci qualcosa e incrementare con risorse proprie, quindi fare riferimento soprattutto agli abbonamenti, agli incassi e altre forme di finanziamento che possiamo e dobbiamo attivare. Naturalmente sarà difficile poter fare grossi eventi. Noi quest'anno abbiamo fatto una programmazione ricchissima con degli eventi che sono andati anche molto bene a livello di pubblico, ma che chiaramente dal punto di vista degli incassi non possono mai ripagare il costo che si va a sostenere. Abbiamo prodotto da poco un'opera lirica, abbiamo fatto un lavoro sul territorio straordinario. Ora dobbiamo vedere i conti come sono e su questo lavorare. Lei, visto che è un uomo di esperienza in questo settore, come facciamo a spiegare a casa che quando si investe in cultura, quando si investe in opere teatrali, i risultati e i benefici non sono immediati, ma sono un processo? Lo può spiegare meglio lei? Ma la crescita culturale di un'intera comunità è una cosa lenta che va coltivata, non è che si ottengono risultati da un giorno all'altro. Io posso dire che comunque questa città ha un humus straordinario, perché tutte le attività che abbiamo fatto in questi due anni hanno avuto una risposta di pubblico straordinaria. Ecco, quello che posso dire è che in questa mia permanenza a teatro ho visto sin dall'inizio delle posizioni di pregiudizio che si mantengono e che nulla hanno a che vedere con quello che è l'interesse reale del teatro e della città. Quindi si affermano a volte delle posizioni personali che vanno a discapito di poi quello che è l'interesse collettivo. Dottore Puglisi, nel ringraziarla le chiedo un'ultima cortesia. Noi nello staff abbiamo un'amica che è un amante del teatro. Ci può salutare la signora Mimma, che vi ascolta sempre con trepida? La signora Mimma poi vedrà nel servizio. Signora Mimma, io la saluto e l'aspetto a teatro. A presto. A presto da Mezzo DG. Grazie. Consiglio d'amministrazione in corso. Comunque c'è tensione, nessuno si sbottona più di tanto. L'unica cosa che manca per dare gravità alle scene sono i guadi, come ieri. E comunque noi comunque ritorneremo per capire qual è la vera motivazione delle dimissioni del sovrintendente Saia. Per Mezzo DG è tutto, a presto. Le è piaciuto come regalo? Ma c'è, signor Villari, io non so come spiegarglielo, mi sento tutta un'emozione, un brivido che mi sale, che mi arrezzano tutte le carni. Signora, mia mamma sta facendo scantare, mi si cammato un po'. Ma io non mi ha salutato, sicuro, sì, sicuro. E ha invitato lei. E ora andiamo a teatro, signora, ma sì, lei viene con mia? Sì, vengo con lei, però ci posso domandare una cosa? Sì. Ma Mariella che fine fece oggi? Mariella? Sì. Non bene, signor Villari. Ma come non ci viene? Non bene. Non ci fa piacere la notizia.
La verità, signor Villari. Se vuole. Veramente ci taglia i gommi. Ma che sta dicendo? Io una supporta a chi da là e qua. Signora Mimma, ma chi da è la segretaria dell'editore? Ne manda a tutta casa. Ora mi facesse chiudere sto telegiornale, ne vedemo più tardi. Cari signori e signore, oggi è martedì, non ti muovere di un sì, perché domani, mercoledì, ci sarà sempre un mezzo di G. A presto.